Abbiamo in linea Giulia. Ciao Giulia. Ciao, ciao, eccomi qua. Ciao. Allora, innanzitutto complimenti per questa bella voce. Grazie di cuore. È una voce davvero molto 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 carina, molto bella. E devo dire anche una voce molto molto attuale. Oh, bene, questo è un bel complimento. Sì? Grazie. Sì, sì. Allora, questo gruppo, anzi questo duo, nato dalla collaborazione tra Giulia Ime. Ime? È giapponese. Ah, è giapponese, io l'ho pronunciato invece in inglese. Ad inglese, esatto, significa principessa. Che bello! Sì, carino. Quindi Giulia Ime. Sì, bravissima. Ok, chi sei? Sei la voce o sei stata, non so, poi me lo dici sì, tu? Sì, sono la voce, sono l'interprete di De Macha, che è appunto il duo che abbiamo appunto io e DJ V, che è la producer, ovvero colei che si occupa della parte strumentale, diciamo, e si è occupato della parte strumentale del brano. Ok, e voce del velivolo Ghibli, giusto? Anche, sì. Sì, ok, sì. Quindi questo duo è nato tra la collaborazione tua. Sì, esatto. Il velivolo Ghibli, tra l'altro, è una band vincitrice, diciamolo, dei Cartoon Music Contest sì. del 2016. Sì, a Lucca Comics, sì, esatto. Ok, e appunto DJ V, che sì, come dici esatto. tu, ha curato la parte... Sì, sì, della produzione del brano e ovviamente la parte strumentale. Che è molto elegante, molto grazie. Elegante, molto raffinata. Sicuramente ci sta ascoltando, la saluto e le mando un bacio. Ecco, la saluto anch'io. Bene. Allora, è proprio a Lucca Comics, tra l'altro, che ci siamo conosciute con DJ V nel 2016, quindi tutto è iniziato da là. Ok, c'è stata un'estate made in Japan. Esatto, proprio con un'estate made in Japan, sì, si è, diciamo, abbiamo fatto sì che la nostra collaborazione iniziasse ufficialmente, proprio con questo brano, estate made in Japan, esatto. Ok. Quindi il vostro gruppo prende anche il nome, leggevo, dal tè particolare matcha. Esatto, proprio da questa lì, tè giapponese. Ecco, quindi siete un po' amanti della cultura giapponese. Sì, 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 diciamo che la nostra collaborazione è nata proprio, diciamo, strizzando l'occhio alla cultura giapponese, alla musica giapponese, perché poi, diciamo, ci siamo conosciute in quell'ambiente in cui io ho portato delle colonne sonore di film d'animazione giapponesi, lei comunque viene da un mondo che ha sempre strizzato l'occhio diciamo, al mondo orientale, e quindi quando abbiamo appunto deciso di collaborare è stato per fondamentalmente ispirarci a questo mondo, e infatti poi abbiamo fatto importanti collaborazioni per Dinit, che è l'editore italiano che si occupa di portare in Italia i film d'animazione giapponesi più, diciamo, importanti, quelli più in voga, e noi abbiamo realizzato varie canzoni italiane, colonne sonore italiane, proprio di questi film, che sono all'interno dei contenuti speciali nel DVD di questi film d'animazione. Quindi per forza di cose ci ispiriamo al Giappone. Quindi Weathering With You. Weathering With You è l'ultimo appunto brano che abbiamo fatto, proprio dedicato a questo, cioè abbiamo fatto Se Pioverà, è il brano dedicato a Weathering With You, ed è quello, diciamo, che ci ha portato un sacco di soddisfazioni, perché è rotazione radio appunto, quindi abbiamo unito il mondo dell'animazione giapponese, se vogliamo, con il mondo pop italiano, quindi della musica indipendente, quindi è un passetto in più. Comunque è un pezzo molto bello, Giulia. Dunque, il tè matcha vi ha ispirato perché voi volete dare questa impronta al vostro duo, questa impronta antistress, esatto, tipica del tè verde. Sì, speriamo appunto di infondere un po' di senso di relax, di distensione da tutte le tensioni, magari dagli stress, anche attraverso le nostre sonorità. Quindi, esatto. Sì, sicuramente. Certo. Etichetta l'Atlantide. Sì, sì. Sì, 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 proprio con questo brano è appunto iniziata anche la collaborazione con l'Atlantide, e siamo veramente tanto felici di questa cosa. Anche noi siamo felici di collaborare con l'Atlantide, in questo caso salutiamo il duo dell'Atlantide. Sì. Sarai anche a Sanremo? Ci conosceremo? Quest'anno non credo ormai di fare in tempo, ma chissà, bisogna vedere. Adesso io e DJ Vine ne parleremo sicuramente, sarebbe molto bello. Ok, se sarà Sanremo magari riusciremo anche a fare un'intervista in video allora.
Magari, sarebbe fantastico. Ecco, con noi, io dico con noi. Certo, poi. Questa è una domanda che fa ben sperare, diciamo, mi fa piacere solo la domanda, quindi grazie. Senti, guardando al futuro, Giulia, cosa vedi? Guardando al futuro ci sono un sacco di novità all'orizzonte, che però purtroppo non posso svelare. Però vi consiglio vivamente di restare sintonizzati sui nostri social, quindi Facebook, Instagram, sito internet, YouTube, siamo dappertutto e siamo sotto forma, cioè sotto il nome di The Matcha, quindi come te Matcha, e poi siamo anche individualmente come Giulia Ime, Giulia con la J, H-Ime, e DJ D, quindi avete tutti i modi possibili per raggiungerci e per rimanere sintonizzati con noi e con le nostre novità. Ecco, esatto. E si possono anche vedere i vostri videoclip? Sì, assolutamente. Su YouTube c'è tutto, di tutto e di più. Quindi sia il videoclip, per esempio c'è il videoclip della canzone di Mirai, che è un'altra delle canzoni italiane che abbiamo appunto scritto per il film Mirai, che è stato anche candidato all'Oscar, il film d'animazione. E quel videoclip che andrete a vedere è andato al cinema quando era al cinema Mirai, quindi alla fine del film c'eravamo anche noi, quindi insomma c'è anche quel videoclip lì se volete andare a curiosare. Oltre certo, a Mirai, certo. Nel frattempo Giulia, cosa fai oltre a promuovere questo singolo? Ora si sta lavorando per tutte queste novità che insomma presto verranno fuori. E quindi insomma in particolare questo si lavora sempre sul futuro, quindi sì, si porta avanti naturalmente la promozione di questo brano che insomma, lo abbiamo molto a cuore, ci piace molto e ci crediamo, però si guarda anche un po' verso il futuro e infatti insomma ci sono un sacco di cose molto belle e sempre più importanti, speriamo, insomma sembrano avere questa forma, quindi ecco. Posso dire questo? Certo, ci sono live che stai facendo in questo momento o hai già in programma? In questo momento no, in questo momento siamo proprio work in progress per produzioni future, quindi si sta aspettando di portare appunto a termine questi nuovi lavori per poi andare di nuovo sul palco, quindi appunto è tutto una catena di montaggio, si prepara, poi si va sul palco, poi si riprepara e tutto così. Per ora siamo in work in progress. Ecco, la parola giusta, work in progress. Sì, state lavorando per... Esatto. Bene, allora Giulia, questa chiacchierata, se tu vorrai, la pubblicheremo sulla nostra pagina YouTube, così certo, potremo farla girare sia noi che voi. Sì, benissimo, okay. Sicuramente. Ecco, noi poi ascoltiamo il pezzo insieme adesso, se pioverà io invito gli ascoltatori ad ascoltarlo bene 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 perché è davvero raffinato e molto bello. Grazie, grazie, grazie davvero. Grazie a te Giulia e poi complimenti, hai una voce, come ti ho detto prima, a parte molto carina, molto bella, ma assolutamente attuale. Meraviglioso, grazie, grazie davvero. Spero di risentirti presto. Sì, perché no? Noi tanto siamo in contatto con l'Atlantide, quindi quando vuoi possiamo risentirci anche per le produzioni prossime. Fantastico, fantastico, grazie davvero. Grazie a te Giulia, un bacio, buona musica. Aspetto, un bacio, buona musica a voi. Ciao, ciao. Ciao. Giulia Ime, come avete sentito, il pezzo è davvero, come vi dicevo, molto bello e raffinato, lo ascoltiamo per intero, Se pioverà. Ritrovano, camminiamo insieme verso.
pretend.